E buongiorno mondo, solita sveglia alle 6.03, sono già le 7.40, ma noi abbiamo fatto già colazione, io e Muriel, lui sta aggiornando il diario, tra poco io aggiorno il mio. Ha diluviato tutta la notte, adesso ha smesso, ma da temporali verso le 11, adesso quando Dimi si alza dalla tenda smontiamo tutto, carichiamo tutto bagnato com'è, partiamo e cerchiamo di levarci dalla tempesta. Buona giornata a tutti. Ora è 10.26, siamo saliti in bici, il tempo ci ha graziati giusto per ritirare le borse, le tende, così abbiamo ritirato tutto all'asciutto, ma ha cominciato a piovere adesso. E stiamo andando al castello, che è là sopra. Il castello Marcondiro di Ronda. Wow! Guarda che voglio le royalty. Sì, mi hai firmato la liberatoria prima di partire, dai. Ragazzi, abbiamo lasciato Dimitrina in stazione lì al paese dove eravamo col camping. Io e mio fratello siamo partiti. È abbastanza tardi, sono quasi le 11 e dovremmo fare più di 100 km perché abbiamo deciso di fermarci dall'Hostel Warschauer che non ha ancora risposto, quindi andiamo dritti fino a Yulm. Non so se si dice Yulm, Muriel. Muriel dice che si dice Yulm, quindi pedaliamo. Piove, non sta piovendo, fa fresco e quindi si pedala bene. Speriamo che regga. Vi facciamo sapere se prendiamo o no l'acquazzone. Questo tratto della ciclovia del Danubio non è per niente piacevole, cioè sembra di essere quasi nelle campagne tra Vercelli e Confienza. Là dietro Muriel si sta annoiando, sta anche ricominciando a piovere, non so se si vede, e quindi nulla di buono per ora, ma si sta freschi, si pedala facilmente perché dice che stasera si mangiano rane perché sembra proprio di essere nel Vercellese. Va bene, proseguiamo. Spero che tu non lo possa utilizzare quel video. Perché se non lo puoi utilizzare vuol dire che non abbiamo più prendere la pioggia. Ragazzi, prima vi avevo detto che stava cominciando a piovere, ma stava un po' tenendo. Guardate là in fondo la direzione che stiamo prendendo. Mai una gioia, mai una gioia. Non l'abbiamo ancora presa, eh? Non parlare ancora. Scivola, cerca di stare al centro, se no tocchi le borse e ti cappotti. Sì, un po' da stronzi a fare il fondo così, però e quando vedi questi cartelli qua ti spaventi. Per 20%, pazzesco. Oh minchia, morto. Mi scoppia il cuore, i polmoni. Tu l'hai fatta? Sì. Sono anche tornato indietro per riprendere il cartello. Cambia il tempo, ma noi no. Ragazzi,
ragazzi, alla fine un po' d'acqua ce la siamo presa, non tantissima, un lavettino. Muri dice che erano solo due gocce. Giusto per far, per cementificare la polvere di ieri. Dice che... cos'è che hai detto? Giusto per cementificare la polvere di ieri. Ecco, lui dice che sulle bici si cementificherà tutta la polvere che abbiamo raccolto ieri, però almeno non c'è la polvere oggi. Una nota positiva è quella lì. Adesso abbiamo pedalato una cinquantina di chilometri, poco di più, e poco più avanti cerchiamo un posto dove mangiare. Muriel, abbiamo fame? Sto morendo di fame. Lui sta morendo di fame e io forse sono già morto, quindi se riusciamo a venirne fuori da... Se mangiare do una mosticata a te, eh? Va bene, ragazzi, buon appetito a tutti voi che potete mangiare. Noi siamo in mezzo al nulla, pieno di lumache per terra, per l'umido. Ciao ciao, a dopo. Quella là in fondo è la nostra direzione, tutto nero, tutto nero. Ah, andiamo incontro alla tempesta. Ma lo facciamo perché ci piace, vero Muriel? Guarda, le cerco proprio io. Mi piace bagnarmi perché così mi lavo, perché sennò facendo campeggio libero non ti lavi mai. Ho lavato anche i vestiti, fantastico. E mio fratello puzza un po' di meno. Oggi puzzo meno, dice Muriel, quindi è tutto a posto. Andiamo verso la nostra doccia gratis. Free camping e free shower. Vale andare ai 39 col limite dei 30, Muriel. Siamo andati al bar dove aveva la cucina con un po' di zuppe, un po' di booster e cose così, ma ci hanno rimbalzato perché hanno detto che la cucina era chiusa e per fare due booster era troppo complicato. Quindi abbiamo dovuto ripiegare per un kebab e per il Covid non ci ha fatto neanche sedere dentro, quindi adesso siamo in questo parchetto sul Danubio. Sul Danubio, lì c'è il Danubio lì dietro. E un po' lercio, ci sono delle calze di bambini, là in fondo c'è un po' di immondizia, ma noi mangiamo lo stesso. Buon appetito a tutti. Ragazzi, ci mancano circa 10-12 km a Yulm o al campeggio che abbiamo trovato, se ci prendono, perché forse è un campeggio solo per camper. E come potete vedere ha ricominciato a piovere e così evitiamo di fare la doccia al campeggio. E noi ci finiamo, beviamo, beviamo, beviamo. Chilometri esatti, siamo arrivati dove c'è Dimitrina e qua sarà il nostro camping per questa notte. La bici là, siamo bagnati nei pulcini. Andiamo a vedere la dichiarazione di Muriel. Muriel, e lo c'è cosa? La tua dichiarazione per questi 100 km e gli ultimi 20 di pioggia totale. Belli, belli, meravigliosi, uno spettacolo. Poi il panorama favoloso. Quasi, quasi della pianura padana. Oggi non è stata una gran tappa, ma è stata una tappa meritata. E guardate un po' Dimitrina come ci ha accolto. Con? Local beer, that's the Ulm beer. The beer from Ulm. Quindi adesso beviamo perché ce lo meritiamo. A dopo.